Cari amici di All For Shooter, All For Hunters, analizziamo oggi la cartuccia MB Tricolor. La polvere MB nasce nel 1929 ad opera dell'ingegnere Ulisse Manfredi, che nel momento di massima euforia nella produzione di polveri senza fumo, che seguiva alla fine del secolo precedente con la graduale sostituzione della polvere nera, aveva inventato questa polvere monobasica alla nitrocellulosa pura, gelatinizzata, estremamente moderna per quei tempi ed estremamente capace di dare prestazioni veramente nuove nel campo della balistica del fucile a canna liscia. Alla polvere seguì immediatamente la cartuccia Tricolor, che venne caricata inizialmente per il tiro al piccione. La polvere nasce infatti come MB, polvere speciale per tiro al piccione, quindi dedicata in modo espresso alle competizioni che venivano fatte sui campi europei di quel periodo, e alla polvere venne affiancata questa cartuccia che prende il nome di Tricolor non per un richiamo alla bandiera italiana, come molti erroneamente possono pensare, ma a una particolare situazione molto curata dall'azienda, che prevedeva tre caricamenti stagionali. Aveva un caricamento estivo in un bossolo marcato MB di colore rosso, un cartone rosso, quindi destinato alle temperature calde molto asciutte dei mesi di luglio, agosto, settembre, al quale seguiva per il periodo intermedio ancora temperato ma non freddo il bossolo verde con un caricamento tipicamente autunnale, e infine per il periodo più freddo e umido, quindi il più difficile, soprattutto per quei tempi in cui tutti i componenti erano privi di plastica e quindi non c'era possibilità di isolare i componenti della cartuccia in un modo molto efficace dall'umidità e dal freddo, seguiva un caricamento invernale, prettamente invernale, in un bossolo color Havana giallino. Questa notizia, che poi è scomparsa ed è stata praticamente quasi persa, è facilmente riscontrabile sulle scatole delle Tricolor d'epoca, che riportavano in un modo molto chiaro la distinzione di questi tre caricamenti stagionali. La polvere MB ha proseguito per decenni ad arrivare fino ai nostri giorni. La cartuccia Tricolor non è mai scomparsa e ha proceduto negli anni, nel tempo, sempre distinta da un eccellente rendimento balistico e da un'ottima costanza per quanto riguarda la sua tenuta anche le condizioni atmosferiche più sfavorevoli e più avverse, riducendo chiaramente con il tempo, anche per la migliore resistenza dei componenti in plastica, il caricamento al solo tipo intermedio, diciamo quello col bossolo verde, che è diventato il simbolo di questa cartuccia. La cartuccia MB Tricolor è diventata famosa soprattutto tra i lepraioli, che, dedicandosi a un capo di selvaggina molto pregiato, un capo di selvaggina difficile che non si incontra tutti i giorni, avevano trovato in questa cartuccia veramente un'amica molto affidabile e molto efficace. È stata utilizzata per tanto tempo anche sul campo di tiro al piccione, finché non è stata sostituita dalla Superstar, che era una cartuccia specifica che passava dall'orotondo alla chiusura stellare, rilasciando però per il resto abbastanza immutate le prestazioni eccezionali di questa polvere. L'MB Tricolor arriva quindi ai nostri giorni, attraverso una sequenza di piccole mutazioni, di piccoli cambiamenti che hanno aggiornato la cartuccia, l'hanno adeguata soprattutto via via al cambiamento dei vari componenti che si sono succeduti dal secolo scorso ai nostri giorni. La Tricolor mantiene però anche una notevole tradizionalità, perché ha conservato l'orlo tondo sul dischetto, che è una caratteristica capace di conferire notevole regolarità e notevole distribuzione alle rosate. Per una cartuccia che viene dedicata in particolare cura alla stanziale, questo è un aspetto molto molto importante, molto positivo, perché è una cartuccia che non sempre si utilizza sulle lunghissime distanze. Nella caccia col cane da ferma o nella caccia alla lepre, soprattutto nei primi giorni della stagione, può essere necessaria una cartuccia che già sulle medie distanze, sui 20-25 metri, produca un'ottima micidialità ma rosate non troppo accentrate. E questa è la caratteristica un po' più peculiare di questa cartuccia, che tuttavia mantiene un'ottima efficacia fino alla soglia dei 40 metri. L'MB Tricolor mantiene anche la borra tradizionale, non ha il contenitore, è una cartuccia che si avvale di una cuvette Baschieri Pellagri, una guarnizione di tenuta che assicura un perfetto contenimento dei gas prima nel bossolo e poi in canna, di una borra diana in feltro vegetale, nitrocellulosa grezza, che fa da cuscino ammortizzante tra la polvere e tra i pallini. L'abbinamento tra l'orlo tondo e la borra in feltro dà luogo appunto a queste caratteristiche che sono particolarmente piacevoli, particolarmente positive per chi fa una caccia mista, generica, con il cane da ferma.